Ciao ragazzi, avrete visto sicuramente il video in cui presentavamo le esche siliconiche tra bucone e worm. Nel caso qualcuno se lo fosse perso, basterà cliccare sul video in basso oppure cercare il link nella descrizione. Detto questo, molti di voi si saranno chiesti dove si possano trovare quelle favolose testine rotanti. Ebbene, sono testine homemade, create unendo alcuni prodotti presenti nel catalogo Trabucco. Vediamo nel dettaglio cosa ci serve per crearle. Ami ed occhiello largo. Io uso gli ami da Trauterea, sono molto fini e resistenti, nella misura del 4. Una girella singola nella misura del 12, un piombo spaccato da un grammo, due paio di pinze e della colla ciano acrilica. Ok, iniziamo con il prendere l'amo e allargare delicatamente l'occhiello con le pinze da split ring. Poi prendiamo la girella e la inseriamo nell'occhiello dell'amo. Così. Bene, ora usando le pinze a becco lungo, stringiamo l'occhiello dell'amo delicatamente, in modo da riportarlo alla situazione iniziale. Vedete, ora la girella non può più uscire. Fatto ciò, non vi resta che prendere il piombo spaccato e applicarlo sul gambo dell'amo con le pinze a becco lungo. Tenete sempre il piombo più in alto possibile verso l'anello dell'amo. Infine prendiamo la colla ciano acrilica e la applichiamo prima sulla spaccatura del piombo e poi sul gambo dell'amo. Fate attenzione a non sporcare di colla l'occhiello perché potrebbe incollarsi la girella. Appendete l'amo con la girella verso il basso per almeno 15 minuti. Una volta asciutto, possiamo innescare la nostra Honey Worm e andare a pesca. Tutti i prodotti che avete visto li potete trovare in negozio da Angler's House in Alessandria.